vedo la sofferenza dei miei genitori. Mio padre ammalato, disteso su un carrettino che veniva portato a Trieste, e noi bambini, e poi subito messi in un campo profughi e abbandonare la nostra casa, le nostre tradizioni. Una sofferenza, era povera gente, ma pur di rimanere italiani hanno abbandonato tutto, pur sapendo che sarebbero andati a finire in un campo profughi. Fa male tornare indietro nel tempo e rivivere quell'esperienza così tragica, ma allo stesso tempo non si vuole dimenticare. Davanti agli occhi commossi di chi quell'esperienza l'ha vissuta sulla propria pelle e davanti ai parenti di chi non c'è più, si è tenuta oggi ad Albate la giornata del ricordo, il giorno che l'Italia dedica alla memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati. Con i massacri delle foibe si intendono gli eccidi perpetrati per motivi etnici e politici ai danni della popolazione italiana di Istria, Venezia Giulia e Dalmazia durante e immediatamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Le foibe sono le cavità carsiche in cui vennero gettati i corpi delle vittime. Attenti! Onore ai maestri delle foibe! Onore ai martiri italiani delle foibe istriane! Il comune di Como, insieme con la sezione locale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha organizzato la cerimonia commemorativa in due momenti. Prima, la tradizionale deposizione della corona ai giardini intitolati ai martiri italiani delle foibe istriane. A seguire, vista la pioggia battente, i discorsi ufficiali delle autorità nei locali della circoscrizione. Oggi, più degli altri giorni, si torna indietro nel tempo e il passato fa male. Io non riesco a dire, mi viene da piangere veramente, perché vedo le sofferenze di tantissime persone. Vedo gente veramente umile che per la loro identità hanno pagato tutto. Questa strage, come detto, è in parte avvenuta a ridosso dell'8 settembre del 43, ma in larga misura dopo la fine della guerra, al fine di diffondere il terrore tra le popolazioni italiane di quel territorio, così da indurle ad abbandonarlo. Il metodo non poteva essere più cruento. La giornata del ricordo vuole essere anche questo, un modo per riparare a questa solidarietà mancata. Riconoscerla oggi, sia pur tardivamente, e rilanciare messaggi di comprensione e di riconciliazione.